si è prenotato per intervenire il consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. Notiamo una scarsa attenzione, che potrebbe apparire solo scarsa attenzione, quando è invece menefreghismo e sciatteria da parte dell'amministrazione comunale, da parte dell'assessore alla polizia locale, da parte del corpo di polizia locale, con riferimento a varie intersezioni e attraversamenti pedonali, la cui pericolosità è stata a più riprese segnalata anche ufficialmente. E quindi rispetto a queste segnalazioni c'è stato il silenzio assoluto. Evidentemente è una amministrazione, lato sensu intesa, a seconda delle varie competenze, che rispetto alla sicurezza dei cittadini, ripeto, se ne frega altamente. Vengo allo specifico. È giusto quindi mappare, no? Fare un censimento di queste intersezioni pericolose e attraversamenti pedonali rialzati. Beh, penso per esempio all'incrocio di via di Corso Italia, via Polesine e via Picardi. È uno snodo e un crocevia pericolosissimo, ripeto, pericolosissimo, in cui la segnaletica orizzontale è completamente assente. Cioè lì praticamente è un autoscontro vero e proprio. Purtroppo certificate queste mie affermazioni da numerosi incidenti che si verificano. Ho segnalato, numerosi cittadini hanno segnalato la problematica. Non so, assessore Ciraci, se lei chiacchiera e non mi ascolta è un po' difficile interloquire. Dicevo, non so quale sia la problematica per cui uno snodo così pericoloso non riceva la segnaletica orizzontale. Forse manca la vernice? Non lo so. Giorni fa è stata opportunamente delimitata l'area di alcuni parcheggi per disabili, ma ripeto, qui non c'è stata alcuna traccia di intervento sulla segnaletica. Così come da quasi due mesi un semaforo in Corso Umberto, angolo via Pupino, a lei, assessore Ciraci, molto noto visto che abita come me da quelle parti, un semaforo che è fuori uso a causa di un incendio che aveva colpito un motorino parcheggiato lì vicino, questo semaforo di un incrocio altrettanto pericoloso è out da due mesi. Allora io mi domando, questa amministrazione comunale, che evidentemente non solo ha grosse incapacità amministrative, ma risulta anche assolutamente insensibile rispetto alle segnalazioni continue che vengono fatte e da noi consiglieri in sede, diciamo, in via istituzionale e dai cittadini con PEC, con appunto comunicazioni, come dire, ufficiali certificate. Allora ben venga questo censimento, per carità, però io mi domando e vorrei un'autorevole risposta da parte dell'assessore: come mai, nonostante queste segnalazioni che sono state fatte ripetutamente, certificate, con interventi banali, ripeto, parlo di interventi banali, non c'è alcuna risposta da parte dell'amministrazione. Cioè, parliamo di interventi che attengono alla sicurezza, così come, anche con riferimento agli attraversamenti pedonali, io raccolgo la denuncia di mezzi di pubblico soccorso, di ambulanze, di vigili del fuoco, che vedono
a rischio la propria attività proprio a causa di questi attraversamenti pedonali, quando gli stessi, molti dei quali appunto, non sono a norma. Per concludere, pensate a un'ambulanza, il paziente all'interno dell'ambulanza, sulla lettiga, e immaginate un po' come sbalza dinanzi ad un attraversamento pedonale pericoloso. O ancora la invito a concludere, per favore, consigliere, grazie. Completo rapidamente. O pensate ancora una volta a determinati tratti in cui non vi è la corsia preferenziale per i mezzi di pubblico intervento. Penso a un incendio e penso al rallentamento che subisce un mezzo dei vigili del fuoco a causa di questi attraversamenti pedonali che, laddove sono in regola, rispettano i canoni previsti, vanno bene, ma nel momento in cui rappresentano un rialzo inopportuno e dannoso, vanno soppressi. Grazie. Come sta succedendo a Taranto 2. Taranto 2 è stato in alcuni tratti, per favore, di Taranto 2 è stata... ha preso un minuto in più. Mi ha detto tre volte che conclude. Proprio telegraficamente, in cui è stata rifatta la strada, ma quell'attraversamento fuori norma è rimasto.